Chiamiamo l'architetto Gianfranco Di Sabato. Saluto tutti, cari concittadini. Non mi ero prenotato perché era partitica, quindi non volevo, oramai comunque, mi onoro di essere sempre del Movimento 5 Stelle e che insieme agli amici passati di altra città, effettivamente, come ha detto poco fa anche Carmine, ci siamo interessati di questo fin dal 2015 e proprio in un primo incontro proprio con la società, diciamo così, ci ha fatto da trade union un amico, che tra l'altro è questo signore Michele Calvano, che si dice ogni tanto anche sui giornali, e andiamo a parlare con questi, insieme ad altri amici dell'epoca, e questo signore disse subito che l'eventuale riduzione, qui noi magari tentavamo, possibilmente anche con una semmai evoluzione come misto pubblica privata, ha detto subito di no, perché l'imprenditore deve fare l'imprenditore, ha detto. Quindi a lui interessano, o interessavano, le 60.000 tonnellate. E queste 60.000 tonnellate effettivamente adesso al di là dei numeri, noi continuiamo qui a scendere con la produzione, siamo intorno alle 7.500 tonnellate, ultimo dato reale, e su 10.000 tonnellate. Quindi effettivamente come facciamo poi ad arrivare a queste 60.000 significa c'è poco da fare, prendere la forza, cioè per capirci l'immondizia, altrove. E questo francamente non lo troviamo positivo in nessun caso. Aggiungo che purtroppo questo impianto, per lui o per chi che, diciamo così, lo ha meditato, si trova, sembra strano signori, ma nella zona agricola di Pregio. Noi abbiamo una zona agricola di Pregio, quella dove proprio c'è l'ex suolo della Safab, rientra in queste caratteristiche. E stranamente, nonostante sul nostro piano, ma non soltanto sul nostro piano, anche a livello, diciamo così, regionale, ci è stato concesso, forse parlerò in maniera un pochetto tecnica, comunque il piano, diciamo così, il PPTR, che praticamente è un piano paesaggistico della regione Puglia, dice, dopo che abbiamo approvato il nostro famoso mosaico, spero che l'avete sentito, il mosaico è, diciamo così, una forma paesaggistica di rispetto della nostra terra, della nostra civiltà, contadine e non, delle attività culturali che si svolgono in un territorio. Bene, nonostante ci sia questo, e questa azienda non ha mai, diciamo così, sollevato nessun tipo di problema all'approvazione di questo piano, si trova invece con questi pareri positivi da parte della provincia, ma purtroppo per certi versi anche positivi da parte del nostro ufficio tecnico. Io voglio dire un'altra cosa anche sulla questione politica, lo dirò, io sono di minoranza e quindi è giusto che c'è la maggioranza e c'è la minoranza, e rispetto che chi è che ha vinto è il nostro avvocato Francesco Miglio. Però bisogna dire anche un'altra cosa, che su argomenti come l'ambiente non ci può essere la maggioranza o la minoranza. A me dispiace che ci siano pochi elementi, diciamo così, che non vedo di sinistra, specie perché appunto poco fa, quando diceva Carmine, socio, il primo interlocutore, parlava effettivamente di un'indagine che è vecchia e che nel 2010 ben 6 parlamentari del PD hanno richiesto, Partito Democratico, hanno richiesto al Senato una, diciamo, interpellanza scritta. Vi può sembrare strano, ma il Ministero non ha risposto. Ce ne sono tantissime a cui non si risponde. Però è un po' ambiguo questa cosa qui, anche perché l'interpellanza era proprio per i problemi che ha detto poco fa, cioè mafiosi. Adesso ciò non significa assolutamente nulla nei confronti dell'attuale, perché non sappiamo da chi sia formata l'attuale società, però sta di fatto che, ecco, i suoi precursori avevano questo tipo di problema che ritengo in un settore delicato come l'ambiente e quindi la raccolta dei rifiuti urbani sia piuttosto sensibile. E anche io resto un pochetto sconcertato se magari qualcuno non l'aveva mai accennato né all'ufficio tecnico né forse alla provincia.
Concludo velocemente dicendo che la provincia ha giocato un ruolo un po' ambiguo, nel senso che io non so se voi avete avuto l'opportunità di leggere la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, quindi di Bari, dove dice in realtà che tutto l'iter che c'è stato è contraddittorio, e mi fermo sul contraddittorio, ma è dovuto a una problematica nata perché il responsabile dell'ufficio ambiente dell'epoca, adesso oramai dimesso, non lo so, comunque non è più lo stesso, diceva che per quanto riguarda l'ambiente ci doveva pensare la provincia, e quindi, mentre invece per quanto riguarda tutti i titoli edilizi e ambientali ci doveva pensare il nostro comune. Quindi ha rilasciato un parere purtroppo vincolante invece a metà, perché alcuni argomenti, che alcuni citati anche, molti, non soltanto, anche proprio di ordine tecnico, sono stati praticamente non valutati. E il TAR dice che invece l'autorizzazione integrata ambientale contiene anche questi aspetti, ma in realtà non ci sono. Quindi, siccome nella pratica ho sentito che qualcuno parlava di lacunoso, cioè nel senso che l'istruttoria è stata lacunosa, no, l'istruttoria manca di pezzi importanti, l'istruttoria manca di documenti necessari al fine di stabilire se si poteva o non si poteva. Io spero tantissimo che il Consiglio di Stato, a parte la questione dell'ARS del 98, la convenzione che dice esattamente quello che ha detto poco fa anche la ragazza che mi ha preceduto, dice che appunto ogni popolo deve assolutamente intervenire sulle questioni in cui ci sono delle cambiamenti del territorio, punto. È una zona paesaggistica, pregiata agricola, e in cui adesso il piano territoriale di coordinamento prevede esattamente quello che già c'è, cioè un paesaggio agrario che non può dare lustro alla nostra città, magari altrove sì, ma sicuramente lì no, e non può essere di 60.000 tonnellate, deve essere qualche cosa, come dicevamo qualche tempo fa, delimitato al nostro territorio, cioè magari organizzandosi come erano previsti i famosi ARO che non sono mai più esistiti, San Severo, Torre Maggiore, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, e arriviamo a circa 16.000 tonnellate, possiamo arrivare a 20.000 con Apriceto, e allora ci va bene, punto. Questo è il problema. Perché? E quindi ecco perché ci vuole invece che debba essere assolutamente di tipo non privatistico, e quindi semmai mista, ma comunque è meglio se pubblica. Perché? Perché chi è che deve appunto fare business? Gli deve arrivare più merce. Invece se devi fare ambiente, devi dare la possibilità giustamente di far, perché è giusto che si completi il ciclo della nostra, purtroppo, della fossa, quindi dell'immondizia, per capirci, deve essere completato, però non puoi pensare di farlo sulle spalle delle persone. Quindi mi unisco all'altro interlocutore di origini salentine, che non ho capito come si chiama, quindi io vi saluto, Mino Cascarelli, ringrazio Alterego per l'impegno sociale.